Riga, vi ricordo che ci sono 10 account col Cavaliere Nero in corso, perché c'è un contest in corso dove 10 di voi vinceranno 10 account col Cavaliere Nero totalmente gratis. Per partecipare al contest basta essere iscritti, aver attivato la campanella e seguitemi su Instagram, perché se non mi seguite non potete vincere. Detto questo, seguitemi tutti e vi lascio al video. Bello. Bello tutti fighetti, questa X e sono tornato in questo nuovo video perché oggi vedremo questi stili modificabili in arrivo su Fortnite Battle Royale. Ma come sempre, prima di iniziare ogni video vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella. E raga, c'è un contest in corso dove 10 di voi vinceranno un account col Cavaliere Nero, perché ho deciso di regalare 10 account col Cavaliere Nero a 10 di voi. Per partecipare a questo contest basta essere iscritti al canale, aver attivato la campanella e essere appunto miei seguaci su Instagram. Quindi seguitemi tutti su Instagram, vi lascio il link in descrizione, quindi cliccate il link in descrizione e seguitemi tutti. Chi mi segue parteciperà al contest, se non mi seguite non potete partecipare. Dovete essere anche iscritti per partecipare al contest del Cavaliere Nero, quindi dove uno di voi o 10 di voi, non uno, potrà vincere il Cavaliere Nero. Detto questo, vi lascio il video. Come sappiamo tutti, Epic Games in questo periodo sta rilasciando nuovissime items su Fortnite. Cosa sono gli items? Sono le modifiche per le skin vecchie appunto su Fortnite Battle Royale. Come sappiamo sono uscite quelle della stagione 3, quindi adesso gli astronauti possiamo metterli senza casco. Erano usciti solo quelli per la femmina, che non mi ricordo come si chiama, quella nera, comunque la femmina con la tuta nera, che sembra tipo un agente segreto, solo per quelle. Ma poi dopo qualche due giorni, tre giorni, sono usciti anche quelli delle altre skin della stagione 3, quindi tutti gli astronauti. Veramente una cosa bellissima che l'Epic Games ha deciso di fare quasi dopo un anno dall'uscita appunto della season 3, quindi veramente una cosa bellissima. Io sono veramente contento di queste cose perché è un stile in più, è come avere una skin in più, quindi veramente qualcosa di assurdo. Ma detto questo, raga, appunto dovrebbero arrivare anche quelle della stagione 2. Perché dovrebbero arrivare quelle della stagione 2? Beh, che domanda è, sono arrivate quelle della stagione 3, perché non dovrebbero arrivare quelle della stagione 2, visto che sono uscite anche appunto le versioni modificabili per la rincursore rinnegato? Per chi non conosce, il rincursore rinnegato è quella skin della stagione 1 che trovarla adesso è praticamente rarissima da trovare, però si può trovare ancora. Io ho degli amici che hanno l'incursore rinnegato tipo a Fiorenza, però raga, veramente una skin rarissima da trovare in game. Comunque stavo dicendo che per l'incursore rinnegato appunto è uscita la versione modificabile col cappello appunto colorato di un altro colore. Uscirà anche secondo me la versione modificabile col cappello, senza cappello appunto, abbiamo il cappello di un altro colore adesso, ma secondo me uscirà anche la versione col cappello, quindi senza cappello, quindi proprio con i capelli fuori, come è stato con la season 3, avete capito raga, con quelli della season 3, capite più o meno, senza, proprio con i capelli raga, solo i capelli. Beh, comunque raga, stagione 2 senza capelli dovrebbe essere così. Ecco qua appunto la femmina, quella normale, e poi c'è il biondo che non sapevo ci fosse il biondo sotto, perché per chi se lo ricorda raga, quando voi provavate a guardare sotto la skin del appunto, cosa c'è sotto la skin, sapete che c'era quel trucchetto che mettendosi davanti alla skin potrete vedere che skin c'era sotto, non si vedeva il biondo, si vedeva una sagoma nera, quindi non potevamo capire cosa c'era sotto. Però è stata trovata nei file di gioco appunto questa immagine dove si può vedere appunto questo bellissimo Cavaliere Nero senza maschera e anche il Cavaliere Rosso senza maschera. Ovviamente qualcosa di assurdo, bellissimo questa cosa che l'Epic Games sta facendo su Fortnite Battle Royale. Voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti con un commento appunto inerente a questo video. Oggi la nostra regia ci ha proposto anche i video, quindi abbiamo anche i video di come sono le skin senza maschera. Appunto questo è il Cavaliere Rosso, poi abbiamo il Cavaliere Rosso sempre, però non abbiamo solo il Cavaliere Rosso perché abbiamo anche il Cavaliere Reale Donna, che senza maschera è veramente qualcosa di assurdo. Io non l'avevo mai vista senza maschera, bellissima. Però non abbiamo solo questa perché abbiamo anche i balletti, vabbè, che sono sempre uguali senza maschera o con maschera. Però in teoria in questa clip, se non mi ricordo male, dovremmo avere anche una bella sorpresa che non avete mai visto sicuramente, perché è qualcosa che nessuno ha mai fatto vedere su YouTube Italia. Quindi vediamola subito, se la nostra regia ce lo propone. Regia, ci
faccia vedere. Eccola qua, la skin iconic senza dorso decorativo. No, non senza dorso decorativo, ma raga, senza maschera, raga. Veramente qualcosa di assurdo, bellissimo, che nessuno ha mai fatto vedere su YouTube Italia. Quindi, visto che sono il primo, lasciate like, iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram, link in descrizione. Se lo fate, siete dei bomber e partecipate al contest del Cavaliere Nero. Come vi è questa skin, raga? Vi piace? A me piace un botto senza maschera, veramente un botto. Ma adesso, raga, parliamo di un'altra faccenda. Tutti mi continuate a chiedere, appunto, su Instagram, quando dirò i 10 vincitori del contest del Cavaliere Nero. Allora, raga, lo dirò ai 20.000 follower su Instagram. Siamo a 14.000.5. Se tutti mi seguite, tutti quelli che guardano questo video mi seguite, arriviamo presto ai, appunto, 20.000. Cosa costa seguirmi, raga? Basta che cliccate il link nella descrizione di questo video e fate segui. Non ci vuole tanto, raga, basta cliccare il link in descrizione. Seguitemi tutti, così il contest sarà il prima possibile. Ovviamente, per seguirmi basta scaricarsi Instagram. Per chi non ce l'ha, basta scaricare Instagram, andare su YouTube, scrivere Sykes, andare nel mio ultimo video, nei miei ultimi video, cliccare la descrizione, quindi cliccare la freccia in giù. Dopodiché ci sarà sulla descrizione, appunto, del video, solo seguimi su Instagram, delle frecce che indicano, appunto, il link di Instagram. Basta cliccare sul link e cliccare su segui. Poi, già che siete sul mio profilo, attivate anche la notifica quando carico una storia. Quindi attivate le notifiche delle storie e lasciate like a tutte le mie foto. Mi raccomando, è necessario seguirmi su Instagram per partecipare al contest, perché se non mi seguite, raga, non potete partecipare. Quindi tutti quelli che stanno guardando questo video, seguitemi tutti su Instagram. Mi raccomando, conto su di voi. Poi, raga, un'altra cosa, siamo quasi a 100.000 iscritti, quindi iscrivetevi al canale. Tu che stai guardando questo video, clicca sul tasto iscriviti, non paghi, è gratis, basta che tu ti iscrivi, e così arriviamo presto ai 100.000, perché una persona può fare la differenza, fidati. Siamo in 86.000, però fidati che se tu clicchi su iscriviti farai la differenza. Quindi clicca su iscriviti se sei un fighetto vero. Mi raccomando, clicca su iscriviti perché sei un fighetto vero. Ok, raga, anche per questo video ci siamo detti praticamente tutto. Manca solo per dirvi quanti anni ho. Io ho 15 anni. Per chi non lo sapeva, raga, io ho 15 anni, abito in Piemonte, precisamente in Alessandria. Quindi per chi non lo sapeva, adesso lo sa. E mercoledì, quindi oggi, sarò alle giostre di Alessandria. Per chi è lì, anche l'altra volta ho incontrato molti di voi, chiedetemi la foto, raga. Ok, magari certi di voi non mi hanno ancora visto in faccia, ma sul canale, raga, ci sono veramente un botto di video dove esco la faccia. Quindi per tutti quelli che non mi hanno visto in faccia, ci sono video sul canale, tipo dove faccio la reazione ai video di Aiden, quelli con la faccia, che faccio la reazione ai video fake, oppure comunque altri video dove esco la faccia. Quindi se ancora non avete visto, andate a vedere quei video. E se mi trovate alle giostre di Alessandria, visto che tanti di voi mi hanno scritto su Instagram che mi hanno visto, raga, chiedetemi la foto. Io, se mi chiedete la foto, sono onorato di fare le foto. Non è che mi lamento o no. Se vi chiedete la foto, raga, mi viene così al cuore un significato, capite? Quindi tutti quelli che mi beccano alle giostre oppure in giro comunque per l'Italia, visto che io viaggio molto, raga, le foto dovete chiedere. Non è che potete chiedermi una foto, no, dovete chiedermi le foto, perché, raga, a me fare le foto fa piacere, e anche voi comunque fa piacere avere le foto con me, credo. Quindi chiedetemi la foto se siete dei fan. Non dovete avere timore e vergognare, perché non vi mangio, raga. Anzi, sono felice quando me le chiedete. Sì, sono felicissimo quando mi chiedete le foto. Lo ammetto, sì, proprio tantissimo felice. Detto questo, raga, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, e se siete arrivati a questo punto del video, commentate con hashtag io guardo tutto il video. Se commentate con hashtag io guardo tutto il video, raga, vi metterò un bel cuoricione, perché se voi veramente guardate il video fino alla fine, vuol dire che siete veramente dei fighetti. Quindi siete del team fighetti, e siete dei fighetti, quindi siete dei fighi, proprio dei fighi astronomiche, che le tipe proprio non sanno resistervi, perché siete proprio dei bei ragazzi. Ma detto questo, raga, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, seguitemi su Instagram se ancora non mi seguite, attivate la campanella se ancora non l'avete attivata, iscrivetevi se non sei ancora iscritto. Detto questo, ci becchiamo ad un prossimo video. Bella ragazza, bella ragazza.